Ciao a tutti, sono Carla Onzo e siamo alla terza puntata dell'Italia dei Mille Mandolini. Storie, aneddoti, curiosità e musica che legano il mandolino a tutte le città della nostra penisola. Siamo tantissimi, siamo un popolo di mandolinisti, stiamo ricevendo un sacco di incoraggiamenti, di materiale. Questa settimana vi porteremo alla Gran Milano, a Milano, una delle capitali del mandolino d'Italia. Grazie per averci seguiti fino a qui e buona visione. Questa è una cosa incredibile. Tutti conosciamo il moleggiato, il bambino più agitato della Via Gluck. È lui stesso che ci racconta in una recente intervista che è cresciuto musicalmente grazie a suo zio Amedeo, favoloso mandolinista, che nell'immediato dopoguerra veniva addirittura pagato per poterlo ascoltare suonare il mandolino. E ovviamente tutti conosciamo la canzone Azzurro, che è una delle canzoni simbolo della musica italiana. E non tutti ci accorgiamo che questo arrangiamento è pervaso dalla presenza di mandolini. La canzone è stata scritta da Paolo Conte, ma l'arrangiamento è stato scritto da Nando De Luca, che andiamo a trovare. Un saluto a tutti voi. Dunque, mi hai chiesto perché ho scelto i mandolini o ho inserito i mandolini in orchestra. Beh, questo non lo sapevo nemmeno io. Anch'io non sapevo, però l'orchestra era una bella orchestra, bella grande, perché erano quasi 80 elementi. E alla fine ho pensato anche di aggiungere questa sonorità di sei mandolini alla fine, perché comunque il suono del mandolino, specialmente poi ci sono anche sei mandolini, danno un bel suono brillante all'orchestra, e effettivamente ho ottenuto un po' quello che mi sarebbe piaciuto, e infatti ero felice di quell'arrangiamento. L'hanno copiato in tutto il mondo, dunque credo che abbia fatto un certo successo, lo sappiamo, la canzone, ma dico, l'arrangiamento è importante, e bisogna parlare degli arrangiatori, perché gli arrangiatori sono poi pilastri. Infatti anche Adriano, quando ho ascoltato la registrazione, è rimasto veramente entusiasta, mi ha appunto fatto tanti complimenti. Grazie, ciao a tutti. Grazie a Nando De Luca, pianista, jazzista, arrangiatore, ha collaborato con Mina, oltre che con Conte e Celentano, anche con Tenco e Enzo Iannacci, il milanesissimo Enzo Iannacci. Lo vediamo qui nella copertina dell'album E allora concerto, dove Enzo Iannacci non disdegna l'uso del mandolino. Glielo suona Bruno De Filippi, polistrumentista d'eccezione, che all'età di 7 anni riceve le prime lezioni di mandolino da suo zio. Paese che puzza di festa, domanda la festa dov'è, ci han preso e buttato giù in piazza. La storia del mandolino a Milano ha quindi radici ben più profonde. E allora andiamo a vedere qual era il mainstream della città meneghina più di un secolo fa. Siamo alla Scala, è il 5 febbraio 1887. Giuseppe Verdi porta in scena l'opera Otello con un libretto di Arrigo Boito e inserisce nella festa per Desdemona una vera e propria orchestra mandolinistica. Mm.
Mentre all'aura vola lieta la canzon, l'agile mandola ne accompagna il suono. Ho ricevuto il grazioso e bel diploma che alla Società dei Mandolinisti è piaciuto inviarmi, conferendomi il titolo di socio onorario. Ringrazio lei, signor Presidente, e la prego di ringraziare a mio nome la società, augurandole prospera e lunga esistenza. Ho l'onore di dirmi devoto Giuseppe Verdi. Così scrive il compositore di Busseto il 19 febbraio 1888 al presidente della Società dei Mandolinisti di Milano, Antonio Monzino. Nella seconda metà dell'Ottocento avviene qualcosa in Milano che la fa diventare il motore dell'attività mandolinistica a livello mondiale. L'insegnante di tutti i docenti di mandolino dei conservatori d'Italia è il maestro Ugo Orlandi che avete appena ascoltato. Lui è il maggiore esperto a livello mondiale sulla storia dello strumento ed è lui che è il titolare della cattedra di mandolino al Conservatorio di Milano. Potete ascoltare la sua intervista integrale sul mio canale YouTube. Seguitemi comunque in questo rapido excursus della storia dello strumento in Milano con queste rare immagini. Uno dei più grandi concertisti di tutti i tempi è stato Pietro Vimercati, nato a Milano. Abbiamo visto il suo concerto dato alla Scala e questa è una rarissima sua riproduzione. Era figlio di Gaspare Vimercati, uno dei numerosi liutai attivi nel Settecento in Contrada della Dogana. Chi all'insegna della sirena, chi all'insegna del sole. Tra le famiglie di liutai ricordiamo i Fischer, i Presbler e i Monzino, che è una vera e propria dinastia arrivata fino ai giorni nostri. All'inizio del Novecento, Antonio Monzino IV, con grande intraprendenza artistica e commerciale, invita il gentil sesso della Milano Bene ad imparare l'arte degli strumenti a pizzico. E il grande raduno dei mandolinisti diretti dal cavalier Vizzari in occasione dell'esposizione internazionale di Milano del 1906 ci traghetta trionfalmente alle floride realtà del circolo mandolinistico Rinaldi, che insieme all'Accademia Mandolinistica di Milano confluiscono nell'orchestra plettro Città di Milano, fondata nel 1953 sotto la direzione del maestro Gogliardo Bernardi. Attualmente è anche attiva l'orchestra Amici del Mandolino e la spumeggiante Bovisa Strings, composta da alunni della scuola media inferiore Maffucci. A Milano oggi è presente anche il mandolino americano, con diverse band bluegrass, ma l'amico Claudio Sanfilippo lo inserisce nella sua canzone dialettale. Ecco, un assaggio ne il Zen del Swing con Massimo Gatti. Vega che fa con la meditazione, lei con la musica la gassa per giù. Presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini, allora qui mi incazzo. A chi lo dici? Però anche questa volta abbiamo scalfito lo stereotipo. E allora vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la puntata su Roma, ma vi lasciamo con due quiz. Che cosa ci fa Arnoldo Foà con un mandolino milanese di pregiatissima fattura? E cosa ci fa Sandra Mondaini con un mandolino barocco e Raimondo con un mandolino tutto scassato? Perché si sono fatti ritrarre in questa fotografia? Noi non lo sappiamo, non abbiamo le risposte, ma se qualcuno lo sa, ce lo deve dire. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, viva il mandolino!